Dal signor Monti, quindi non è che lo dice Giulia Grillo. Il problema della nomina politica ai direttori generali è il problema alla base, la radice del problema. Pensate che l'Islanda è il paese dove la sanità funziona meglio in quanto non ci sono nomine politiche all'interno delle persone che gestiscono la sanità. Sono i medici stessi, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che con dei comitati direttivi, un po' come era una volta, decidono come gestire le strutture sanitarie. Quindi, appunto, quello che poi è una cosa incredibile che ho scoperto, perché ho presentato una proposta di legge sui direttori generali, e quello che io avevo messo in questa proposta di legge in realtà l'aveva suggerito già il governo Monti, solo che Balduzzi, ovviamente, siccome con questa cosa della mediazione che diventa una scusa per non fare le cose, perché in politica la mediazione serve, ma serve per cosa? Cioè, se devo raggiungere un obiettivo, allora siccome hanno mediato tutte queste cose che avevano scritto nel rapporto della commissione nominata da Monti, poi non le hanno tenute in considerazione, perché avevano scritto di selezionare i direttori generali più secondo merito, ma se tu mi fai una valutazione e poi non mi metti il punteggio, non mi metti una classifica del punteggio, che cosa la fai a fare una valutazione dei titoli o dell'esame? Limita il potere discrezionale, cosa che non c'è stata, limita i mandati. Io l'ho messo nella proposta di legge, fai due mandati, come, perché guardate che il potere dei direttori generali è enorme, perché loro gestiscono appalti, gestiscono servizi pubblici, contratti, posti di lavoro, quindi non è che sono delle personcine così. Incompatibilità delle cariche dei vertici delle aziende sanitarie, eccetera, eccetera. Quindi centralizzazione degli acquisti è una delle poche cose che si sta realizzando. Però anche lì ci sono molte discussioni intorno. Andiamo avanti. Questa, la European Commission tutti gli anni, e quello di adesso ancora non c'è, fa una relazione sullo stato della corruzione in Europa. Ovviamente i dati sull'Italia sono allarmanti, ne cito qualcuno, non sono specifici sulla corruzione, però siccome c'era il discorso in calza ci stava. Andiamo avanti. Vabbè, qui c'è l'Italia. Dopo la Grecia, come vedete, andiamo avanti. Vabbè, questo è un altro tema, il conflitto di interessi, che purtroppo è stato, perché attenzione, perché la legge Severino di conflitto di interessi non dice niente. Cioè, quello è tutto un altro settore completamente scoperto. Noi abbiamo la proposta di legge in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, che il PD ci ha bloccato, affossato, perché non ne vuole parlare completamente. Andiamo avanti. Eccolo qua, questo ve l'ho messo solo perché già nel febbraio 2014 la Commissione Europea aveva detto: guardate che in Italia il settore delle grandi opere è il settore a più rischio di corruzione, cioè non è che ci vuole un genio, ok? E dice, proprio lo dice la Commissione Europea, grandi opere di costruzione come quelle per la ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto, per l'Expo di Milano 2015, per la futura linea ferroviaria, sono viste nella sfera pubblica, eccetera. Andiamo avanti, non è che lo vediamo noi. Eccola qua, questa è la prova provata che queste opere sono opere per mangiare soldi. 47,3 milioni di euro la Roma-Napoli contro 10 milioni Parigi-Lione, 74 milioni Torino, Novara, insomma leggete tutto voi. Insomma, alla fine il costo medio dell'alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilometro. Non parliamo poi della Sicilia, che qua quei quattro soldi che ci toccavano se li sono presi tutti loro per fare queste schifezze. E abbiamo scoperto perché in Sicilia non si fanno, io ho fatto un'interrogazione, 27 opere infrastrutturali finanziate con la delibera del CIPE, che il signor Incalza, perché era lui che decideva, non ha fatto mai avviare, perché evidentemente non trovavano l'accordo, come per la famosa Catania-Ragusa, che non si sa che fine ha fatto, su cui stiamo indagando. Andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ritorniamo alla sanità, perché quella era un'interposizione che ho fatto. Questa è un po' più specifica. Allora, sulle nomine abbiamo già parlato. Sulla farmaceutica ci potete arrivare voi, noi abbiamo fatto un sacco di interrogazioni sul discorso dei casi di corruzione per la farmaceutica, quindi aumento artificioso dei prezzi, brevetti, comparaggio, eccetera, prescrizioni non necessarie, rimborsi fasulli.
Procurement si intendono appunto tutte le gare sia per beni e servizi che fa l'ASL. Negligenza, è stato stimato che la responsabilità, la colpa professionale ci costa 10 miliardi l'anno e quindi un po' si sovrappongono i casi. E poi anche un settore molto a rischio di corruzione della sanità privata. Andiamo avanti. Questo un po' ne abbiamo parlato prima, dei casi, vabbè, vedete comunque che i numeri sono tutti diminuiti, ma questa è una conseguenza delle leggi, delle condanne, una conseguenza delle leggi, questo l'avevo detto prima. Questo è un altro testo, quindi abbiamo visto la commissione della corruzione del governo, la commissione corruzione del governo Monti, abbiamo visto la commissione europea sulla corruzione, abbiamo visto Transparency International, e questi sono dati di Transparency International che trovate gratuitamente sul sito, quindi ve li potete scaricare, perché tutto il materiale di Transparency, proprio perché per trasparenza, è tutto online. Andiamo avanti. Purtroppo anche Sicilia, Calabria, Puglia e Campania sono i settori, diciamo, in cui i fenomeni corruttivi in sanità sono più alti. Non a caso sono tutte regioni in piano di rientro, cioè hanno sforato tutti i bilanci. Andiamo avanti. Questo, diciamo, appunto, è uno schema sui vari elementi che concorrono alla corruzione della sanità. Dimmi a che punto siamo? Siamo per finire. Vi voglio fare notare questo, diciamo, gli altri ve li immaginate, questo magari non ve li immaginate. Che significa parcellizzazione della domanda sanitaria? Sono gli effetti della riforma del titolo quinto della Costituzione, che ha portato a 20 servizi sanitari diversi, che impedisce di fatto di controllare in maniera reale i costi e le prestazioni sanitarie. Lo si fa, ma con grandi deficit. Andiamo avanti. Schema criminale ricorrente, ecco, questo è quello che dicevo prima. Scorrimento delle liste d'attesa e l'intramenia sono dei meccanismi che vengono utilizzati, e i rimborsi, ovviamente. La farmaceutica l'abbiamo parlato, andiamo avanti, poi magari se ne facciamo un altro, ecco qua. Questo vi fa vedere, è uno schema che diciamo localizza, no? Identifica le varie cause del rischio medio alto in corruzione. La sanità privata e appalti sono quelli cioè il rischio più alto di tutti. Andiamo avanti. Cosa abbiamo fatto noi? Così chiudiamo. Questi sono gli altri deputati della commissione, c'è anche Maria Lucia Lorefice, Giulia Di Vita, sono tutte e due siciliane. Andiamo avanti. E questi sono alcuni degli atti di sindacato ispettivo che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatti tantissimi. Uno sul traffico internazionale di virus, che riguardava una deputata, una scienziata di Scelta Civica, che pare sia anche se da rinviare giudizio, ma questo non lo so. Poi uno sull'ASP di Agrigento, per corruzione dirigenti dell'ASP per la 104, corruzione di medici pediatri, corruzione dell'imprenditoria farmaceutica. Ma questa è una cosa, c'è un'indagine in corso, pare che questa scienziata era una scienziata che lavorava con i virus, e pare che per produrre in anticipo un vaccino proprio ci fosse stato questo passaggio di virus, cioè non è che se devi studiare un virus te lo porti a casa tua come se fosse un oggetto, e quindi pare che abbiano violato delle regole per poter avere in anteprima questo virus e poter elaborare il vaccino da poi vendere. Questa è la bella storia. La storia è intricatissima, sono atti che ci sono arrivati dall'America, quindi, cioè non a noi, ci sono arrivati alle procure italiane, da procure americane, ed è tra l'altro un'inchiesta vecchissima. Poi, ecco questo qua, l'ha fatto la Giordano da poco, nell'inchiesta nell'ambito dell'indagine Croce Nera della Procura di Napoli per gare truccate presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove noi ovviamente chiediamo la modifica degli appalti, ma questo ce lo dice l'Europa da un sacco di tempo, che noi sulla normativa sugli appalti siamo indietro. Ho messo quella sul CARA di Mineo perché me l'hanno detto, Maria Lucia Lorefice è stata la prima a fare interrogazioni, l'ha fatta nel 2013, niente di meno, quindi abbiamo fatto una sfilza di interrogazioni. Attenzione che e questa è bellissima, perché l'abbiamo fatto un'interrogazione sulla revoca della onorificenza di Poggiolini, che penso vi ricordate tutti, e gliela stanno revocando, quindi almeno una cosa buona. E tenete conto che le interrogazioni sono
sono importanti intanto non tanto per avere una risposta, noi diciamo sempre, ma per la domanda che si fa. Muovono molto le interrogazioni, perché qualcuno si muove quando arriva questa domanda. Ok, quindi noi lo usiamo molto per questo motivo. Abbiamo fatto una battaglia, di cui, se vuoi, se vuole ci può parlare Mario, è fortissima sugli ordini professionali, perché gli ordini professionali dei medici, in particolare infermieri, non ci siamo occupati di quello, ma vale per tutti, e siamo riusciti a fare dire a Cantone, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con lettere, con mille cose, che si applica la normativa della trasparenza, diciamo, e della inconferibilità e incandidabilità anche ai presidenti degli ordini professionali. Andiamo avanti, l'ultima slide. Quella era la proposta di legge che vi dicevo io nel 2013, presentata proprio all'inizio, sulle nomine politiche dei direttori generali e queste sulla responsabilità professionale. E poi abbiamo presentato una proposta di inchiesta, proprio di commissione monocamerale di inchiesta sulla corruzione in sanità, che già il PD è saltato dalla sedia quando abbiamo detto che la volevamo calendarizzare, e questo è il link invece dal sito che già conoscete tutti, o comunque chi non lo conosce glielo dico, che è un sito dove è possibile segnalare, li leggiamo appunto noi deputati, è possibile segnalare casi che secondo voi potrebbero configurare appunto violazioni di regole, non solo penali ma anche amministrative. E con questo ho chiuso, grazie dell'attenzione. Passo un messaggio.